Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Milanello con un ospite, lo vedete? Intanto vi ricordo di iscrivervi se non l'avete ancora fatto cliccando qui. Michael Cuomo che c'è o non c'è, però quando c'è fa la differenza. Siamo Molto distanziati, lo vedete, ovviamente. distanziati. E intanto ben ritrovato Michael Cuomo, Grazie grande Andrea. inviato di QSUS sul Milan e amico collaboratore di Milanello che sta per introdurre anche il sito, ma ne parleremo. Direi però di rispondere a tutte le domande sul Milan. Partiamo però dalla situazione Ragnik, perché l'altro ieri è circolata l'indiscrezione da Sky di un incontro in Austria tra Ragnik e appunto Gazidis. Dal Milan sono filtrate smentite, da Elliot sono filtrate, diciamo così, smentite. La tua idea invece, Michael, è che comunque questo incontro ci sia stato? Ma guarda, mi sorprende la certezza dei colleghi, la certezza con la quale i colleghi raccontano di questo incontro, soprattutto i dettagli che emergono. Quindi è chiaro che il Milan in questo momento è impegnato, deve impegnarsi nella tutela del lavoro di Stefano Pioli, che ha 12 partite importantissime davanti a sé con una squadra comunque che avrà delle difficoltà oggettive sul campo e con delle situazioni contrattuali ancora tutte da risolvere. Mi riferisco a Ibrahimovic, mi riferisco allo stesso Kier, forse sono più diciamo risolte le situazioni di Biglia e Bonaventura, perché erano oggettivamente più facilmente risolvibili. Quindi io credo che incontro o non incontro, comunque per Rangnick le cose Ah siano beh, fatte. quello direi di sì. La E cosa, perdonami se ti sì. interrompo, verosimile è che in questo momento in cui magari ci si sposta un po' di meno con gli aerei, uno sta in Germania, uno sta a Milano, la via di Metà mezzo è strada. l'Austria, quindi potrebbe essere verosimile se io te ci dobbiamo incontrare, dai, vediamoci a metà strada. Questa è un'idea, dal Milan filtrano Lontano da occhi smentite. indiscreti, lontano da Milano, lontano da Lipsia. Comunque, ripeto, i dettagli con cui i colleghi raccontano di questo incontro ci fanno pensare che un fondo di verità in realtà, poi lo Ah, in questo beh, momento evidente, parliamo da evidente, lettori. ragazzi. Secondo me può esserci. Si è parlato anche di cifre di 5 milioni per un triennale con opzione per il quarto. Chi sostiene che siano delle illazioni, dall'altra parte, può essere una cifra credibile per il doppio ruolo. È un impegno forse un po' lungo, 3 anni più uno, di solito è 2 più 1, però forse vuoi far capire che ci credi davvero. E che ai giocatori non dai un messaggio di incertezza. Questa può essere la lettura, fosse così lungo e così oneroso, Michael. Guarda, non mi sorprende più la durata che l'onerosità. Perché ti dico questo? Perché ormai sappiamo che si va verso un doppio ruolo. E oggi, se pensiamo ai costi che ha il Milan nella dirigenza e per l'allenatore, ecco, facendo Maldini più Massara più Pioli, si arriva più o meno a 5 milioni. Forse siamo un po' più bassi, però più o meno, ecco, non mi sembra una cifra spropositata se pensiamo a una figura che deve fare sia il direttore tecnico con oneri e onori, sia il responsabile tecnico in panchina, mettendoci la faccia, dovendo scegliere la formazione, insomma, è comunque una figura centrale, E capiamo perché importantissima. ha lasciato il gruppo più ricco nel calcio, la gruppo Red Bull, Esatto. emergente, che sta dando tante soddisfazioni. La Quindi durata invece mi dirigente e sorprende. allenatore. La durata mi sorprende perché 5 anni sono tanti, perché difficilmente vediamo un contratto quinquennale su un allenatore. Io Ti so faccio un 3 più 1, esempio. tu sei più sul 5. Beh, Facciamo, ma 4 o anche 5 sono 4. tanti. Anche 4 sono tanti. Ti faccio un esempio concreto. Fammelo, fammelo. Si sta parlando tanto di Gattuso, per non andare troppo in là rispetto al Milan. È una figura che abbiamo conosciuto e che conosciamo molto bene. Si parla tanto di rinnovo in casa Napoli di Gattuso dopo una vittoria di un trofeo, già 3 anni viene visto come un maxi È rinnovo. vero. Ecco, ed è lì da 6 mesi Gattuso. Quindi se 3 anni un maxi rinnovo, 4-5 per una novità così strana, così unica, così ricca di punti di domanda, di dubbi e di perplessità, ecco, la durata mi sorprende più dell'onerosità. Prima di arrivare al calciomercato, spieghiamo che l'ufficialità di Ragnik arriverà soltanto a stagione conclusa, quindi i primi giorni di agosto, ma lui sta già lavorando, hanno già trovato l'accordo economico, non è vero che deve incontrare Elliot per vedere se si fa oppure no, è fatto.
Andiamo sui giocatori. Settimana scorsa è sfumato Kwasi, l'abbiamo detto al Bayern Monaco. Da un certo punto di vista ti fa capire che comunque avevano avuto, ci avevano visto lungo i dirigenti del Milan, e questo secondo me è positivo. Dall'altra parte però vediamo anche che la concorrenza è importante e tu oggi Milan hai meno appeal rispetto ad altri club, vedi il Bayern Monaco. Per questo so che la prima richiesta che ha fatto Rangnick al Milan si chiama Dominik Szoboszlai, che è il talento ungherese del Salisburgo, che lui ha promosso in prima squadra, ha fatto, se non sbaglio, 6 gol e 9 assist fino a questo momento in Bundesliga. Porterebbe in dote dunque una caratteristica che manca al Milan degli ultimi anni a centrocampo, quella di partecipare a tanti gol, a tante reti, segnando e facendo assist. Però, Michael, so che è stata la prima richiesta. Ora, vedendo come è finita con Kwasi, dico, o gli hanno fatto firmare un contratto e siamo tutti tranquilli, oppure lui, che è rientrato molto bene dopo la sosta, sta Sì, facendo ha molto anche bene in segnato. Bundesliga, ha fatto una tripletta recentemente, oppure rischia di andare altrove. La tua sensazione è che la conoscenza, il rapporto tra Rangnick e Szoboszlai possa avere avuto un ruolo determinante, o stai dicendo ai tifosi del Milan, attenzione perché rischio che anche questo talento vada altrove? Michael. No, se ragioniamo per appeal, se ragioniamo con l'idea che il Milan l'anno prossimo probabilmente parteciperà alla sola Europa League, Se va che bene, ma poi se chi va se ne frega bene, nella personalmente. migliore delle ipotesi potrebbe partecipare all'Europa League, è chiaro che l'appeal del Milan è un qualcosa che resta indietro rispetto all'appeal che Oggi. riguarda i grandi club oggi, anche se la storia fa sempre il suo, il blasone il Milan è sempre il Milan. Quindi mi auguro che Rangnick abbia la forza di incidere così tanto nella testa di un giocatore. Adesso non lo so, sentendo anche i pareri dei giocatori che hanno avuto Rangnick, la percentuale è elevata di quelli che ne parlano bene. C'è sempre una piccola parte, ovviamente, che magari lo definisce un po' più, un po' troppo rivoluzionario, un po' troppo Rigido. complicato, rigido, ecco. Però è alta la percentuale di quelli che ne hanno apprezzato le sue qualità e le sue visioni. Ricordiamo, Szoboszlai è stato promosso in prima squadra nel Salisburgo per scelta del dirigente, non lo ha allenato, quindi l'allenatore non lo conosce, però Del sa dirigente chi è, Rangnick. sa che ha creduto in lui in un momento in cui non era così scontato puntarci. Capitolo attaccanti, No, Michael. scusa, vorrei Prego. aggiungere, perché tu giustamente dicevi di qua sì, e dicevi è un buon segnale il fatto che l'abbia preso il Bayern Monaco, purtroppo non è venuto al Milan, ma questo dimostra che se un giocatore poi lo prende il Bayern Monaco, evidentemente qualcosa di buono in quel giocatore ci sarà, e il Milan aveva puntato gli occhi Avrebbe su dato anche più questo credibilità al progetto giovane. giocatore. Ecco, però qua sì, il Milan prende qua sì e si scatenano subito le risatine. Così come le risatine su Kalulu. E sono due categorie diverse, Sono due bisogna dire. categorie diverse, assolutamente. Quasi mi ricordo un gol che è andato a prendere la palla in cielo su un calcio No, dai, qua d'angolo. sì, le ironie non le avremmo sentite. Ha 18 anni, ha fatto 10 presenze da titolare nel PSG. Lo strappi al PSG e alla Guarda, non è concorrenza. vero, perché mandando in onda un ipotetico Milan con Kwasi in difesa, la prima domanda che ti faceva il tifoso, tu vai nell'ordine, no? Donnarumma, Però non lo conosceva il Dumfries, tifoso. facciamo il proprio 11, Donnarumma, Non lo Dumfries, conosceva. Kwasi, Romagnoli, Theo Hernandez. Ah, Kwasi lì in mezzo? Ma chi è Kwasi? No, ne serve un altro. E intanto l'ha preso il Bayern Monaco. Allora dico io, lo stesso Kalulu. Io facevo il discorso qualche giorno fa di Atebor, visto che c'è questo modello Atalanta che piace a Sì. tutti, però il modello Atalanta parte dagli Atebor, che quando arrivano sono dei Kalulu. Cioè, consentitemi il paragone, ma quando, cioè, noi Sì, non però non sappiamo cosa giocavano. nasconde, non erano parametri zero, che non avevano mai partecipato a una partita in una prima Kalulu però squadra. giocava nella squadra B del Lione, quindi. Certo, sì, è uno sconosciuto, ma che ne sappiamo che non possa diventare un nuovo Atebor? Speriamo. Io Cioè, ci credo se poco, però a costo zero un'operazione che andava fatta. 2 anni fa arriva Atebor, 2 o 3 anni fa, non so quando, arriva Atebor all'Atalanta. Probabilmente nessuno si ricorderà del comunicato ufficiale, a parte i colleghi dell'Eco di Bergamo. Se fosse arrivato al Milan 2 anni fa Atebor, avremmo detto: ah, ma chi è Atebor? Ma come fai? Guardate oggi chi è Atebor, un giocatore che al Milan ci può stare. Senti. Quindi bisogna aspettare a dare giudizi. E se il modello è quello dell'Atalanta,
Impariamo ad avere la pazienza dell'Atalanta, Lo sta impariamo a dicendo voi, eh? mettere nelle E condizioni tu che stai ridendo i dietro al giocatori. monitor, lo sta dicendo a te. No, ma anch'io ogni tanto mi guardo allo specchio e dico, cerchiamo di vedere un po' il lato Autocritica. positivo. Esatto, cerchiamo di vedere un po' il lato positivo. Non fermiamoci a chi è Kalulu, zero presenze in prima squadra, era capitano di una primavera. Ci sono tanti capitani delle nostre primavera che partecipava alla Youth League, Sì, che è la sì, sì. Champions League giovanile. Ci sono tanti capitani delle nostre primavera che poi diventano qualcuno, che poi sono giovani, diventano giovani Veniamo al interessanti. discorso attaccanti, Vai. perché su Jovic io so che il No, no, Milan. scusami, mi togli subito Ibrahimovic così in partenza? Allora, ti dico prima la mia su Jovic. No, dai, prima dimmi cosa vuoi dire su Ibra, poi ti dico di No, ti Jovic. dico che purtroppo io sto attendendo con molta tensione e molta, no, non la posso definire Ansia, incazzatura, neanche perplessità. ansia, no, con un po' di, non lo so, aspetto quel giorno che mi diano l'ufficialità nella speranza che possa essere un'ufficialità diversa Cioè da che quella resti i prossimi 2 mesi. che tutti ci Anche aspettiamo. perché il 30 Sto è qua, aspettando, basta che me lo dite, cosa fate con Ibra e io me ne faccio una ragione, ecco, questo è il eh. Questo è il punto. messaggio però per la società. Purtroppo io mi sto facendo un'idea, anzi mi sto rendendo conto e sto prendendo contatto con quella che è la realtà che vorrebbe Ibrahimovic, che vorrà Ibrahimovic lontano dal Milan il prossimo anno. Per me è una crudissima realtà, dura da accettare, perché su Ibrahimovic non devi costruire il progetto. Ibrahimovic dovrebbe essere quel giocatore capace di farti crescere i Kalulu, i Kwasi, i Szoboszlai, i Dumfries, i Florentino, sto facendo tutta una marmaglia di giovani, lo stesso Jovic, perché no? Dimmi su Jovic, il Milan sarebbe disposto a dargli 5 milioni di euro perché lo prenderebbe in prestito, adesso chiedono un biennale. Michael Cuomo, che ne hai viste tante, ne sai tante, credi che alla fine arriverà Jovic e sarebbe la cosa giusta oppure Quanto prende Jovic d'ingaggio? no? 5. E il Milan, secondo te, ha intenzione così facilmente di dare 5 milioni di ingaggio a un Se lo giocatore? prende a costo zero, sì, può fare delle eccezioni e una potrebbe E essere secondo Jovic. voi il Real Madrid, un anno dopo averlo pagato, quanto? 60 60 milioni. Dà a costo zero via un in attaccante? prestito, non glielo compra nessuno a E tu per un 50 giocatore oggi. in leasing, ovvero me lo dai in prestito, praticamente facciamo come sei in quei box quando devi fare il trasloco, non sai dove mettere gli scatoloni tra una casa e l'altra, e affitti il box. Tu pagheresti un box 500, scusa, 5 milioni all'anno? Non è la stessa cosa. Bakayoko gli hai dato quei soldi e era nella stessa Bakayoko situazione. dividevi l'ingaggio. Sì, però gli hai dato comunque un po' di Gli hai soldi dato in più. tanti. Quindi per te non arriva Jovic. No, non è che non arriva. Per me il discorso è molto complicato e ti dico la verità, Dimmela. mi vuoi chiedere, ti piace Jovic, ti convince Jovic? Così sui due piedi ti dico no, non mi piace neanche quello che ha fatto in quarantena, non mi piace quello che, non mi piace l'infortunio, non mi piace, Ci no. lasciamo così, ci lasciamo così. Scrivete i vostri commenti, mettete il like, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto cliccando qui, attivate Quindi la già finito? campanella. È finito. Quanto tempo è passato? È poco, poco ma intenso. Il tempo passa E in poi a fretta breve il quando ci si sito con diverte. Michael Cuomo in rampa di Assolutamente. lancio. Ciao a tutti, iscrivetevi, grazie.